Bene, si è parlato dell'incontro al Ministero, ovviamente noi siamo impegnati in quella data a capire bene quali saranno le volontà dell'azienda e ovviamente con noi ci saranno anche i nostri responsabili nazionali che sono qua presenti. Bruno Quadrelli per la FEMCA CISL, Lucio Ottino per la FILTEN CGL e do la parola adesso a Sandro Santicchia della WILCEM per l'intervento finale. Questa manifestazione ha raggiunto un primo grandissimo risultato, che è stato quello di poter dichiarare personalmente a nome dei colleghi che le segreterie nazionali sono uno di voi. Questo credo che sia la prima cosa certa e sicura di fronte alla quale oggi voi vi siete trovati. E lo facciamo con grandissima convinzione e consapevolezza, sapendo che c'è grande volontà da parte dei lavoratori di lottare, di difendere il posto di lavoro e soprattutto abbiamo tutti insieme una grandissima responsabilità che vogliamo condividere con voi, che è quella della decisione della Tamoil non solo di aver determinato questa situazione, ma anche di essere stata la prima, cioè l'azienda che si è assunta la responsabilità di mettere i lavoratori e il sistema della raffinazione italiana di fronte a una richiesta di chiusura. E voi capite come sia importante per noi risolvere questo problema, prima ovviamente per quanto riguarda i lavoratori della Tamoil di Cremona, della città, della comunità tutta, e secondo perché da come procederemo e da come saremo in grado di risolvere questo problema trarremo forza per eventualmente affrontare la parte seconda, che può riguardare anche altre raffinerie. Questo concetto è importante perché l'Unione Petrolifera ed anche la Tamoil sono convinte che per risolvere questo problema legato ad indubbie difficoltà nel sistema petrolifero è sufficiente che ci si confronti con le organizzazioni sindacali, che si metta a punto un piano di protezione sociale, dopodiché le cose vadano come vadano. Noi siamo convinti e per questo ci stiamo battendo con tutte le nostre forze che questo è un problema che va risolto non nel rapporto tra organizzazioni sindacali e lavoratori direttamente e azienda, ma siamo convinti che c'è bisogno di un concerto molto più ampio che coinvolga le istituzioni locali, l'istituzione nazionale principale che è il governo, perché è impensabile che si ristrutturi un settore in maniera avulsa, indipendentemente da quelli che sono gli interessi generali e globali legati al sistema della raffinazione. E quindi è giusto ed è sacrosanto che ai tavoli si mantenga completamente questa formazione, azienda, organizzazioni sindacali, istituzioni, perché quel piano industriale che con tanta forza noi rivendichiamo debba rappresentare il futuro di questa attività non dipende solo ed unicamente dalla volontà dell'azienda, dipende anche dalla volontà di altri soggetti, perché per quanto riguarda le concessioni, le autorizzazioni, tutto il rispetto della legge legata a un territorio, a una zona industriale che deve essere ricollocata industrialmente ha bisogno di una strumentazione vastissima e dentro questa strumentazione ci sono le responsabilità istituzionali e governative. Ecco perché noi siamo convinti di mantenere a livello nazionale questa vertenza e pensiamo che sia importante perché siamo convinti che al di là della salvaguardia dei posti di lavoro, sia quelli diretti che quelli indiretti, questa nostra vertenza sia importante perché non dobbiamo abbassare il livello industriale del nostro Paese, perché dal nostro osservatorio nazionale ci stiamo rendendo conto che le attività industriali stanno diminuendo in maniera paurosa e un Paese
che si depaura dal punto di vista industriale un paese che non ha futuro. Siamo di fronte a una debacle, a una rovina dal punto di vista imprenditoriale. Ci sono quindi tutte le condizioni per poter ragionare, per poter trovare le soluzioni che ci diano prospettiva e ci diano quella sicurezza che cerchiamo. Questo è l'impegno delle organizzazioni sindacali a livello nazionale che saranno vicino a voi, vi seguiranno in tutta questa vertenza, sapendo che è dura, che è difficile, sapendo che siamo di fronte ad una multinazionale che non è condizionabile come nessun'altra oggi in Italia, perché purtroppo anche questo è un problema. Non esistono soggetti istituzionali in grado di condizionare le politiche delle multinazionali sul nostro territorio. Quindi è con questa convinzione, con questi obiettivi che noi ci siamo dati, proseguiamo la nostra vertenza, ci vediamo il giorno 19, vi saremo vicini e ovviamente tutte le occasioni dovranno essere utilizzate per mantenere il contatto e il colloquio insieme con voi. Grazie. Noi ovviamente chiudiamo questa manifestazione ringraziando in modo particolare tutti quanti hanno partecipato, ma soprattutto i nostri attivi dei delegati di categoria, i rappresentanti che vengono dalle altre federazioni che hanno voluto dare solidarietà ai lavoratori della Tamoil. Ringraziamo i lavoratori della Tamoil, gli ex lavoratori della Tamoil, i pensionati. Ringraziamo le istituzioni pubbliche che anche oggi ci hanno accompagnato, dal sindaco ai responsabili dell'amministrazione cittadina, al presidente della provincia e all'assessore regionale, che hanno voluto anche in questo caso darci il loro apporto. Ringraziamo tutti i parlamentari che ci hanno anche loro dato sostegno, quelli nazionali e quelli regionali, e vi aspettiamo tutti che si cambi qualcosa nei prossimi giorni, auspicandoci che possa aprirsi un tempo migliore per tutti. Grazie, grazie di nuovo e a presto.